Benvenuti a Casa Italiana Zerilli Marimò, New York University. Sono Nicola Lucchi, il curatore della mostra Propaganda, The Art of Political Indoctrination. Assieme ai colleghi di Casa Italiana, abbiamo preparato questa videoguida alla mostra, filmata a 360 gradi. È una visita virtuale dell'allestimento che ci permette di condividere contenuti in questi giorni di chiusura richiesti dall'emergenza sanitaria. Entriamo dunque a dare un'occhiata. Propaganda è una mostra documentaria che intende esaminare i meccanismi della comunicazione politica attraverso la lente della storia politica italiana del XX secolo. L'obiettivo generale è quello di invitare i visitatori a decifrare la retorica della propaganda politica e a porsi sempre in un atteggiamento critico davanti alla moltitudine di narrazioni politiche che ci circondano. Qui nell'ingresso di Casa Italiana troviamo la prima sezione del percorso espositivo, intitolata Prima e dopo il fascismo. È una dimostrazione di come la propaganda politica non sia esclusivamente il prodotto di regimi totalitari, ma che al contrario anche le forze democratiche siano in grado di sviluppare forme di indottrinamento politico. Osservate per esempio questo poster di Franz Laskoff del 1902 per la campagna abbonamenti del quotidiano socialista Avanti. Sebbene il socialismo sia un'ideologia di carattere collettivista, l'illustratore ha scelto l'immagine di un eroe solitario su un cavallo bianco, un segno del fascino esercitato dall'iconografia dell'uomo forte. Di contro, si vede il cartellone a favore del piano Marshall, un'iniziativa del governo statunitense a sostegno della ricostruzione economica dei paesi coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale e al tempo stesso uno strumento di persuasione politica contro l'influenza dell'Unione Sovietica. L'idea dello spezzare il pane, un'iconografia che si appoggia anche alla sfera religiosa, intendeva ricordare agli italiani la generosità e l'amicizia del popolo americano durante i primi mesi della Guerra Fredda. La seconda sezione della mostra è dedicata a Mussolini e al culto della personalità che il fascismo costruì attorno ai suoi atteggiamenti da uomo forte al comando. I ritratti di Mussolini, i suoi motti e la M maiuscola del cognome divennero una costante della cultura visiva italiana tra le due guerre. Ritroviamo questi elementi su poster e riviste, sulle pareti di edifici e addirittura erano oggetto di scenografie architettoniche erette in occasione di adunate del regime. Su una parete di questa stanza potete notare un poster modernista di Herberto Carboni, una celebrazione delle conquiste coloniali in cui la presenza di Mussolini è evocata dai motti e dalla tipica M maiuscola. Osservando il resto dell'ambiente, noterete invece su un piedistallo il profilo continuo del Duce, una scultura futurista del 1933 ad opera di Renato Bertelli. Quest'opera ricorda un prodotto industriale lavorato al tornio, un busto di Giano Bifronte, un elmetto militare, un simbolo fallico e ovviamente un Mussolini in grado di sorvegliare ogni cosa. Questa scultura ebbe un enorme successo tra i sostenitori del regime e fu riprodotta in moltissimi formati, da maioliche monumentali a fermacarte da scrivania. La parete dietro la scultura presenta un'altra opera famosa, un poster di Xanthi Sciavinsky a celebrazione delle elezioni farsa tenute nel 1934. Notate come l'artista ha realizzato il corpo di Mussolini con un fotomontaggio che ritrae la folla di una adunata del regime. Una scelta che simboleggia come il corpo del leader incarni letteralmente la volontà della nazione, o almeno questa è la narrativa offerta dai propagandisti. La terza sezione della mostra si concentra sul rapporto tra la propaganda politica e il mondo dell'industria. Le decisioni del governo fascista ebbero un peso importante nello sviluppo dell'economia italiana tra le due guerre e molte aziende cercarono di ingraziarsi il regime attraverso svariate iniziative. Direttamente di fronte a voi potete notare un cartellone di Araca per Snia Viscosa, con una mascotte aziendale apparentemente innocua. Snia Fiocco, però, era una fibra artificiale che godette dei favori del regime, poiché permetteva di ridurre le importazioni di cotone
e fu uno dei prodotti chiave delle politiche autarchiche fasciste. Voltandovi di 180 gradi, troverete invece un manifesto con il logo della birra Metzger, disegnato da Nikolai Dulgerov. Una grande M maiuscola è certamente una scelta logica e legittima per una birreria chiamata Metzger, ma il disegno cubitale e al tempo stesso controllato della lettera presenta indubbiamente delle continuità estetiche con la propaganda politica dell'epoca. Al termine di questa sezione potete notare il famoso cartellone di Marcello Dudovic per la Fiat Balilla. Fiat aveva un debito di riconoscenza verso il fascismo nei primi anni 30, poiché le politiche tariffarie del regime proteggevano le quote di mercato dell'azienda dalla competizione estera. Soprannominare un'automobile in onore di un'organizzazione giovanile fascista era appunto il tipo di omaggio che il regime e molti clienti avrebbero gradito. È giusto notare, però, che la presenza di una donna autista nel poster è un segno di grande modernità sociale e chiaramente si rivolge a un settore del pubblico, cittadino e borghese, che probabilmente non nutriva grande interesse per i ruoli di genere tradizionali promossi dal fascismo. La quarta e la quinta sezione della mostra occupano le pareti della galleria principale di Casa Italiana. I disegni, bozzetti, libri e poster che possiamo osservare in questo ambiente dimostrano quanto il fascismo riuscì ad inserirsi nella vita quotidiana e privata degli italiani. Il pezzo forte di questa parete è un grande bozzetto di Mario Sironi, raffigurante la decorazione parietale per il Salone d'Onore della Mostra Nazionale dello Sport, tenuta a Milano nel 1935. Il disegno assolutamente d'avanguardia della sala prevedeva l'uso di gigantografie e scritte che richiamano modelli cubisti e costruttivisti, un segno di come il fascismo seppe servirsi di stili artistici molto differenti. Così facendo, riuscì ad attrarre il supporto di molti artisti ed intellettuali, ingannati dalla percezione che il regime fosse un vero amico della creatività. La selezione di opere di fronte al bozzetto di Sironi, sulla parete confinante con il giardino di Casa Italiana, è una piccola finestra sulla propaganda fascista a New York. Il fascismo aveva un grande interesse per gli Stati Uniti, sia per favorire buone relazioni diplomatiche, sia per ottenere il supporto dell'immensa popolazione di emigranti italiani che vivevano nel paese. La trasvolata atlantica di Balbo nel 1933, che portò 25 idrovolanti dall'Italia fino a Chicago e a New York, fu probabilmente l'iniziativa propagandistica di maggior rilievo. A nome di tutto lo staff di Casa Italiana, grazie per la vostra attenzione. Speriamo che abbiate gradito questa presentazione di Propaganda, The Art of Political Indoctrination. Non vediamo l'ora di darvi nuovamente il benvenuto a Casa Italiana e nel frattempo vi incoraggiamo a restare in contatto attraverso il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook. A presto!